Buonasera, siamo qui al Maracanã, appena terminata Borussia Dortmund Tottenham. Il Borussia ha portato a casa un'altra vittoria nonostante qualche perno fondamentale, una grande prova di questa squadra. In campo c'era anche Michele Brisco, quest'oggi non tra i pali, ma il campo da Remon Forte lui, ultima CT, la grande prestazione dell'ex del Jack, una parola su quest'altra vittoria, a chi la dedico? Questa vittoria la dedico al presidente Spina, che... Dov'è? Non lo vediamo dov'è? No, è in ospedale. Da pneumologo. Da piccola. No. Tra poco lo raggiunge la provvisiera. Polmonite cronaca. Tra poco lo raggiunge. Grande Peppe, sei un grande, sono due vite. Un piccolo raffreddore. No, non è... Come dice lui, tu sei influenza, sintomi, entra del pneumonio. Ma la ruota la riparerà la settimana prossima, sì, per la super sfida. Allora, oggi sarà ogni tu quando andiamo a casa, una corona, un po' tutti ragazzi già stanno a casa, facciamo una cosetta, ci sarà sicuramente. A me avevi detto che stava facendo la fila dal dottore, quindi... No, anche a me ha detto le stesse cose, spero che non si vede di grave, cioè curiamo quello che sia una sciocchezza. Sulla tua prestazione stavi per segnare forse la prima rete di Jack. Il gol di clamoroso sei dolorato, però una prestazione di Brisco. No vabbè, una prestazione di tutti, diciamo, ottima prestazione di Esposito, come sempre. Veniamo proprio a lui, al migliore in campo Esposito, questo Borussia quest'anno si sta facendo pedare. Purtroppo quest'anno è così, facciamo un anno siamo campioni, un anno di stabili, non siamo stabili, un anno siamo campioni, un anno non siamo stabili, purtroppo è la nostra storia di questo torneo. Della Champions? Penso di sì, cioè a parteciparvi prima e poi vediamo dove possiamo arrivare. La parola Galuta Fiore, anche lui perno importante di questa squadra, una critica ce l'ha con qualcuno? Ce l'ho sicuramente con gli organizzatori di questo torneo, perché purtroppo non so per quale motivo ci remano contro i testimoni, però alla fine il campo parla. Chi va che cazzo? Ok, abbiamo vinto la partita, come ha detto Michele, la dedichiamo al presidente Spina e anche auguriamo felici festeggiamenti ai ragazzi che sono sulla neve, che festeggiano il loro compleanno. Auguri, 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 veramente. Abbiamo vinto anche senza di voi. No, soprattutto senza di voi. Senza di voi. La squadra compatta, il risultato lo dimostra, 3 gol solamente, 2-1 per noi, tutti a casa e siamo felici e contenti. Io difesa. Siamo anche a quello da Fiore, un'ultima parola al super sportiere provvisiero, ancora una volta ci ha messo la faccia, è proprio il caso di dirlo, ma non ha mollato fino all'ultimo, anche grazie a lui che ha portato a casa del Borussia questi altri 2 punti, una parola. La partita purtroppo era difficile, avevamo l'extra e non la, ecco l'extra e non la rosa al completo, però abbiamo giocato fino alla fine, purtroppo i tacchetti si fanno sentire, adesso andiamo a vedere di medicarci un po' meglio dopo la doccia. Ringraziamo ancora Provisiero, un'ultima parola su questa super sfida della settimana prossima contro l'Inter. Spina, speriamo di recuperare la presidente rosa. Ci tiene, ci sarà altri giocatori, non sono questi. Sì, e speriamo di essere al completo, almeno con 2 cambi, in modo da poter far rifiatare anche i ragazzi che stasera hanno dato tutto. Va bene, quindi ringraziamo il Borussia. Fisco, allora lunedì grande spettacolo. Lunedì recupereremo tutti. Sicuramente ci sarà spettacolo, recupereremo tutti. Quindi quasi possibile. Buon Borussia Inter. Staremo a vedere, ne vedremo delle belle intanto in campo. Ciao Bruco! Ti aspetto qua, ci vediamo insieme con in macchina della... La vostra macchina o due, il capitano dell'Inter, si vediamo qui, ci abbracciamo, ci guardiamo sempre bene. Il campo ci sarà anche Spina nell'abbraccio, nel campo siamo avversari, ma fui tutti amici. Amici. Fratelli, questo è lo spirito del Jack, intanto c'è Milan, CSKA che sono già in campo, 12ª giornata, lo spettacolo del Jack è appena cominciato.